Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa, dialoghi, l'arte verbale per, diciamo, e le azioni per i testi scritti, per il teatro e per, diciamo, il cinema di Robert McKee. Anche questo file in PDF, se lo andate a cercare e acquirare con attenzione su Google, troverete il link per scaricarlo in PDF. Chiaramente il libro è in inglese ed è di 259 pagine. Noi non lo andremo a fruire tutto, ma ci limiteremo soltanto a guardare praticamente l'indice che si trova in fondo a pagina 255. Eccoci qua, parte 1, l'arte dei dialoghi, drammatizzare, narrare dialoghi, con dialogare con vari media, sullo schermo e quant'altro. Le funzioni, diciamo, del dialogo: esporre, narrare, diciamo, estendere la tensione, rivelare, raccontare direttamente, forzare, diciamo, l'esposizione, la caratterizzazione dei personaggi e le azioni. Ora, la cosa secondo me più importante di questo libro è questa parte qui: il detto, il non detto, l'indicibile e le azioni contro le attività e il testo e il sottotesto. Ecco. Questi sono, secondo me, la parte del capitolo più importante, il capitolo 3, della espressività dei contenuti. Il detto, semplicemente, quando si va praticamente a parlare in un testo, perché qui stiamo parlando dei dialoghi in forma scritta, il detto serve per la caratterizzazione dei personaggi e far procedere indubbiamente sempre la favola, specialmente in un racconto dove c'è poco spazio. Però ovviamente al comportamento, diciamo, della parola solitamente è bene aggiungere, interrompere la frase chiudendo le lineette o le apici con una descrizione breve, sintetica e asciutta del comportamento, no, della comunicazione non verbale, quindi dei gesti, dell'espressione del volto, di come uno muove le mani, della postura del corpo. Questo perché è estremamente importante la comunicazione non verbale. E questo sta a metà strada tra il detto e il non detto, perché tra il detto con una comunicazione non verbale che rafforza quanto detto, indubbiamente filtra direttamente al lettore un messaggio più potente che semplicemente dire una determinata frase senza accompagnarla a una descrizione del linguaggio non verbale. Se invece il linguaggio non verbale descritto non è nella stessa linea di quanto si dice, è chiaro che praticamente passa al lettore un altro tipo di messaggio di quello che praticamente, forse probabilmente, sta mentendo il personaggio che si espone dicendo una determinata cosa, ma si tradisce in modo involontario e inconscio con il linguaggio non verbale. Poi abbiamo questo era il non detto, l'indicibile, quello che praticamente il caso in cui un personaggio dice una cosa, si chiude la frase praticamente che si va a dire qualche cosa, si descrive la postura del comportamento non verbale, quindi il linguaggio non verbale, e contemporaneamente ci si appiccica in tre parole un breve flusso di coscienza su quello che pensa il protagonista, che chiaramente può essere o dello stesso segno di quello che ha detto il protagonista in modo chiaro all'altro soggetto con cui dialoga, oppure può essere tutt'altro senso, quindi tutt'altro contenuto anche di un significato opposto, e che, diciamo, segnala praticamente al lettore che il nostro personaggio sta mentendo spudoratamente. Però se, diciamo, il suo linguaggio non verbale collima con quanto detto, la frase dell'indicibile, quindi del flusso di coscienza accoppiato alla frase,
rivela al lettore che il nostro personaggio è un bravissimo mentitore. Poi c'è azioni contrattività, diciamo l'azione è quello che magari mentre uno fa una determinata azione parla o commenta e quindi con brevi frasi simili a un flusso di coscienza molto, molto sintetico, molto asciutto, oppure all'attività in cui ci si appunto riferisce con il detto o il non detto, con il gesticolare con le mani, il mugugnare, l'espressione del volto, degli occhi, la postura del corpo del soggetto che parla, se è rivolto nei confronti con chi sta parlando, seppure invece il corpo è rivolto da tutta un'altra parte, quindi descrivere come se fosse con parole tutta una serie di azioni e comportamenti che invece sono nella dimensione più del film e del teatro, che quindi il buon scrittore, se vuol far affluire informazioni a tutto tondo, deve saper utilizzare. Questa è indubbiamente una parte aggiuntiva che si aggiunge appunto all'utilizzo della detto e non detto tramite la descrizione del linguaggio non verbale. Testo e sottotesto, appunto, il testo e sottotesto è quello che ci si riferisce, diciamo, ad esempio, se uno parla, diciamo. Il testo e il sottotesto appunto del contenuto, se uno dice fra le righe a mezza bocca una determinata cosa, se questa cosa diciamo contiene molte altre cose che poi andranno a disvelarsi successivamente. Poi l'espressività, chiaramente c'è diverso, forme di linguaggio diverse, che sia forma televisione o la prosa, le varie tecniche che qui sono elencate, e anche questo è un altro bel testo da darci un'occhiata, specialmente a mio avviso nel capitolo 3. E poi diciamo adesso ci andremo a dare un rapido contenuto. Capitolo 3, l'espressività, il detto, qui abbiamo l'esempio appunto di come viene detto, quello che cosa si intende per non detto, l'indicibile, poi abbiamo praticamente azioni contro l'attività, e queste sono una serie di cose che testo e sottotesto, che praticamente sono collegati a quello che pensa il soggetto che parla e che si vuole far fluire o non fluire praticamente al lettore. Ecco, diciamo, questo è un libro indubbiamente interessante da guardarci, in particolar modo in alcune parti, per espandere e migliorare, soprattutto migliorare e potenziare la parte dei dialoghi in forma scritta. Passiamo oltre. Ecco, un altro testo particolarmente interessante in PDF di Robert McKee, che si trova su internet e che Google scova gratuitamente in PDF, sono le domande chiave di Robert McKee e i 10 comandamenti di Robert McKee. E qui andremo rapidamente a discutere le domande chiave. Allora, che cosa fa iniziare la mia storia? E in relazione alla crisi e l'ambientazione, che cosa, come deve essere la mia ambientazione? Questo è importante, tra che cosa fa iniziare la storia e come io descrivo praticamente la mia relativa ambientazione e come la introduco la storia. È importante chiedersi e saper rispondere bene a questa domanda. Che relazioni ci sono tra l'incidente, diciamo, iniziale e la crisi e l'ambientazione della storia? Anche questo è importante saper rispondere a questa domanda. L'incidente scatenante, diciamo l'inizio, in che rapporti, diciamo, quali ci devono essere, diciamo, le relazioni tra la crisi e il climax della storia, quindi eventualmente ci devono essere delle relazioni particolari oppure no. Un po' collegata alla domanda precedente. Nell'incidente scatenante è più un effetto di probabilità, oppure c'è un qualche cosa che è relativa alla fine, per cui diciamo c'è un collegamento verso la fine
che voi l'avete già precedentemente appunto in un certo qual modo definito e che poi diciamo ripercorrete diciamo per quanto riguarda la fine, quindi una sorta di anticipazione, ecco. Quell'evento inizia la storia così che il protagonista possa entrare in azione. Se dice il protagonista no, io non voglio entrare in azione ma in qualche regione, qual è l'incidente o che cosa fa smuovere il protagonista tale da diciamo fargli superare la parte appunto del rifiuto iniziale. Qui questa domanda è un po' parecchio collegata al pattern dell'eroe, al viaggio dell'eroe. Che cosa il protagonista vuole diciamo e che cosa ottiene nella storia e poi diciamo dall'incidente scatenante. Che cosa spinge il protagonista diciamo a entrare e muovere all'interno della storia, quali sono gli obiettivi che ricerca il protagonista e quali diciamo gli ritiene diciamo obiettivi primari e quali altri diciamo obiettivi secondari e che cosa definisce diciamo un fallimento del protagonista, cioè che cosa fa fallire il protagonista, quali obiettivi mancati sono tali da far definire che il protagonista ha fallito. Che posizione appunto deve avere diciamo il personaggio in un incontro? Deve essere, ci sono diciamo quando si incontra con un altro soggetto, c'è la possibilità che un altro soggetto diventa un antagonista? Oppure diciamo qual è il livello di realtà che negli incontri si vuole praticamente sublimare, da tenere presente che la realtà è la realtà, ma in un dialogo chiaramente i dialoghi scritti non sono mai la realtà, quindi occorre compattarli e andare dritti al punto. Creare quindi le dimensioni delle storie con il conflitto praticamente all'interno diciamo dei tre livelli di realtà. Dunque, l'ottava domanda è il protagonista, diciamo, che cosa può essere facilmente, diciamo, utilizzato per vincerlo, oppure se ci sono dei punti di forza tali che, diciamo, riesce a resistere, oppure qual è il suo punto debole, oppure qual è l'altro punto debole, diciamo, di eventuali alleati, o che cosa può, diciamo, potenziarlo, farlo diventare più potente. Nei confronti diciamo del suo nemico o anche come qualità personale. Man mano che ci si muove verso la fine, bisogna chiaramente coinvolgere sempre più a fondo il lettore, il quale obiettivamente non deve perdere interesse. Questo è ovviamente banale. E la identità del protagonista deve praticamente crescere. Qui poi ce ne riparleremo, ci ho fatto un podcast aggiuntivo in relazione all'arco di crescita dell'eroe o comunque del protagonista. Man mano che ci si avvicina verso la fine, chiaramente le azioni devono praticamente accelerare e in azione e reazione ci deve essere un'escalation sempre più rapida, sempre più veloce. Che cosa, quali sono le azioni che determinano la crisi o l'ambientazione che praticamente stanno all'interno, diciamo, dei dialoghi tali da drammatizzare in sostanza tutti i dialoghi in modo da far emergere, diciamo, quello che sta accadendo nello sfondo che dà in un certo qual modo il clock alla favola. Quindi in questo qual modo devono emergere con poche parole, ma in modo chiaro e conciso. In ogni film praticamente c'è un'idea, bisogna portare diciamo l'idea in modo positivo, in modo negativo, in modo da farci un breve incipit e sintetizzarlo rapidamente. Quindi bisogna essere capaci anche di fare questo. Cosa c'è di peggio, qual è la cosa peggiore che può diciamo capitare al protagonista? E questa cosa peggiore, se dovesse accadere o se accade, può essere tornata, girata, trasformata in un elemento positivo o viceversa, se qual è la cosa migliore che gli può capitare e se la cosa migliore può essere trasformata in un elemento, diciamo, negativo. Ci sono i 10 comandamenti di McKee,
che se siete interessati io qui non ve li sto a dire, massi ve li dico, sono veloci. Quindi bisogna praticamente che il protagonista non sia mai staccato dall'ambientazione, dalla crisi. Se diciamo, c'è un climax di estremamente diciamo drammatico, il protagonista deve trasferire, deve essere coerente con l'ambientazione drammatica, non può avere un comportamento folle o diciamo sostanzialmente non collegato a un'ambientazione diciamo di sfondo, qualora fosse ad esempio una situazione drammatica. Poi non bisogna mai rendere la vita facile al protagonista, quindi ci deve avere sempre complicazioni e lotte e problemi. Bisogna sempre drammatizzare come una serie di munizioni che colpiscono il nostro personaggio in modo da, diciamo, onde su onde su onde, che praticamente in modo da coinvolgere il lettore, facendone emergere praticamente diciamo la parte diciamo emotiva del protagonista, in modo che crei empatia con il lettore. E poi un'altra cosa estremamente importante, quando si parla di misteri, non bisogna mai nascondere le sorprese, cioè tutto quello che sa il protagonista lo deve sapere anche l'eroe e anche il lettore, quindi non bisogna celare niente. Se si fa un colpo di scena bisogna disseminare indizi, però quando poi ne esce il colpo di scena praticamente già si doveva già essere dato una serie di indizi palindromi, e chiaramente non bisogna celare diciamo informazioni al lettore, che deve sapere lo stesso livello di informazioni del protagonista. Ovviamente bisogna sempre rispettare l'audience, perché non mai prenderla per degli imbecilli, e quindi e qui sta a sostanzialmente il rapporto con la sospensione di incredulità, che dipende molto anche da che tipo di racconto o libro si va sostanzialmente a scrivere. C'è meno rispetto indubbiamente per i lettori del fantasy, che tanto si bevono tutto, per quelli in hard sci-fi invece il rispetto dell'audience è essenziale, perché alla minima sbavatura può sostanzialmente crollare tutta la sospensione di incredulità dato che i lettori praticamente di hard sci-fi hanno un altissimo senso critico e una sospensione di incredulità diversa, perché l'hard sci-fi non è letteratura di fuga. Poi diciamo sesta regola di McKee, bisogna conoscere chiaramente il mondo che si è costruito, quindi in relazione al world building, bisogna sapere tutto del mondo che si è fatto in modo da poterlo sfruttare al massimo. E qui diciamo il world building c'è poco da fare, o si sa fare o non si sa fare. Poi bisogna sempre complicare, cioè non bisogna mai complicare troppo la complessità, cioè la complessità è una cosa utile, però non è necessario moltiplicare ulteriormente i livelli di complessità se ce n'è già una che già diciamo a livello di intrapersonale o interpersonale o extrapersonale. Quindi utilizzare una di queste tre per non moltiplicare troppo la complessità, per cui poi sennò il lettore non ci capisce più nulla. Quindi non complicare la complessità è un bene, cioè bisogna scegliere un tipo di livello di complessità intrapersonale, interpersonale o extrapersonale, scegliere una di queste tre e attenersi a questa. Ottava regola di McKee è che praticamente l'eroe in sostanza deve essere in pratica coerente, non deve negare niente di quello che ha detto o ha fatto, e quindi ci deve essere poi un conflitto che escala che gradualmente dà sempre più informazioni, che poi praticamente l'eroe dovrà sostanzialmente andare a fare uno scontro più successivo come un crescendo, quindi un escalation. La nona regola è quella di non scrivere appunto con il naso, ma praticamente essere chiari e non mettere dei sottotesti che potrebbero essere troppo complicati. Quindi in questo caso le note a mio avviso sono put, sì, nel qual caso mettere praticamente qualora eventualmente una piccola noticella a fondo, ma
niente, niente di più. La scrittura quindi deve essere chiara già di per sé. Eventualmente riscrivere se c'è qualche cosa che non va. Ok, questo PDF si trova gratis, lo potete trovare con Robert McKee 10 Commandments o Key Question, e lo potete scaricare e darci un'occhiata. Indubbiamente è una risorsa PDF gratuita, estremamente utile da darci un'occhiata. Ok, per questa puntata è tutto, passiamo oltre per quanto riguarda il manuale di scrittura creativa. Alla prossima puntata, vi aspetto.